La giornata conclusiva del SAI, come da tradizione, è stata palcoscenico della finale nazionale della gara di murature del Trophy 2024. In competizione fino all'ultimo mattone, la categoria junior con il progetto di una fontana fiorita e la categoria senior con quello di una panchina fioriera multifunzionale. Andiamo ora a vedere qual è la curiosità tecnica dei manufatti in gara che ha visto trionfare i senior di ESEF CPT Frosinone e i giovanissimi della scuola edile di Cuneo. È sempre bello ed emozionante vedere le squadre che si sfidano nella costruzione di questi manufatti, che prevalentemente sono fatti con mattoni e sono in genere degli oggetti di arredo urbano. In questo caso però, siccome facciamo una gara, quindi non sono oggetti che verranno poi utilizzati, le sedute, che normalmente sono in materiali normali e più robusti, come il legno, il calcestruzzo, la pietra, in realtà qui sono fatte di polistirolo rivestito con il cemento. Chiaramente non vanno bene per una vera panchina. È una tecnica sempre più utilizzata in edilizia, perché con il polistirolo molte volte vengono realizzate parti decorative esterne degli edifici, delle facciate, cornicioni, pseudo capitelli e altri elementi architettonici che vengono fatti con degli stampi in polistirolo e poi vengono rivestiti con cemento rinforzato, con delle rasature sottili. In fondo è la stessa cosa che abbiamo visto negli ultimi anni sui capotti termici.